Ma che bel brano che ci ha portato il nostro Tom Bosco, Lee Pardini, One Day at a Time. Benvenuto, Tom. Col cavolo, io me sono in bagno stavolta. Come mai? È perché volevo fare proposta indecente. Vai, fammela. Tu da me $5. E io vieni a stare a casa tua. Ah, è un affarone proprio. È un affare, guarda, che non ti puoi neanche immaginare. Perché tu sai fare tante cose, immagino. Sì, una, do da mangiare gatto. Quello ce n'ho a 5, quindi mi faresti. Io vieni là, andate a mangiare gatti, tu da me $5 e il resto sto sul divano, guardo televisione, telegiornali per informarmi. Certo. Sì, mi piace essere informato, quindi guardo sempre telegiornali. Esatto. Soprattutto quello di Mentana, guarda che è. Sì, quello è fantastico. Numero uno, Mentana, numero uno. Che poi è un peccato, che ha fatto vaccino di mio cugino, se no li volevo provare tutti quelli che adesso fanno qua. AstraZeneca, Piper, lì come cavolo si chiama, voglio provare tutti. Ho deciso che voglio che salute prima di tutto. Ecco, è giustissimo. Beh, comunque allora tu ci sta, $5 viene a casa tua da mangiare gatti? Sì, dai, okay. Così ci conosciamo. Vabbè, allora, finalmente. Sì, tu vedrai che sorpresa. Vabbè, ascolta, va a chiamare lui allora. Vai, grazie. E beh, come non si fa ad accettare? Dopo non so se Tom è d'accordo. Privarsi me lo prendo, no, meglio non prenderlo. Prendilo, è simpatico, così almeno ve lo levo, cioè così mi faccio un po' di vacanza anch'io, che non ne posso. Ai Tom, ma cosa ci combinate lì in Sardegna? Vi avevamo messo nella lista bianca e adesso ci è toccato rimettervi in arancione. Guarda, io mi stupisco della mia capacità di recupero, perché ieri ero incazzato nero, guarda che metà basta, ma veramente, mi si perdonerà il termine un po' il francesismo, ero veramente incazzato. Cioè, non è che l'abbia saputo ieri, però ieri, che era il primo giorno, no? Cioè domenica per esempio, io e mia moglie siamo fatti l'ultima giornata di, tra virgolette, insomma, di normalità, ce la siamo anche goduta, devo dire. È stato bello uscire, andare a mangiare, a mangiarci una pizza dalla pizzeria, insomma, ristorante, quello che era. E, tra l'altro, anche poi insomma, a una certa ora la sala si è riempita. Prima, comunque, eravamo solo io e lei e un'altra coppia di tedeschi che erano lì. Tutti sorridenti, tra l'altro, è stata una bella cosa. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto un po' il giro. Siamo andati a farci uno spritz di qua, poi un altro spritz di là. Abbiamo fatto il giro degli spritz come si faceva anche dalle mie parti. Faccio per dire, insomma, non è che, però, insomma, ce la siamo voluta godere. Quindi, sai, dopo un giorno tutto sommato, tra virgolette, normale, dove tra l'altro. Uno di questi spritz sono andato a farmeli in un posto dove non ero mai stato, gestito da dei ragazzi giovani con cui naturalmente, sai, a me piace dialogare, mi piace confrontarmi, mi piace socializzare, quello che adesso è diventato diciamo così, quasi una malattia socializzare. E quindi, capito, dopo una giornata così in cui ho potuto anche scambiare delle parole con questi ragazzi molto intelligenti, devo dire, mi hanno, insomma, ieri ero un po' depresso perché, tra l'altro, se ti ricordi, mi pare che uno degli appuntamenti precedenti, quando parlavamo di questa zona bianca in Sardegna, io l'ho detto subito, ho detto, ragazzi, io spero vivamente di sbagliarmi, spero con tutto il cuore che quello che adesso dirò sia completamente sbagliato, ma questa cosa della zona bianca finirà presto, perché è soltanto un'ennesima strategia per mettersela in quel posto. Infatti, ma non è che occorra essere, non è che io sia Nostradamus, per carità, è che insomma, sulla scorta di una lunga esperienza nel campo dell'informazione di un certo tipo, con Nexus e con
altre cose, mi sono fatto un po' la... ormai, cioè, per chi impara i, diciamo così, l'ABC del sistema, è facile capire tutte, è facile anticipare anche tutte, no? Magari non sempre ci si becca, ovviamente, no? Però il margine di, diciamo, di precisione con cui si può in qualche modo anticipare quello che sta succedendo o comunque prevedere le mosse di questi psicopatici è abbastanza facile, insomma. Io mi ricordo, adesso non vorrei, però mi ricordo una cosa che mi è rimasta impressa, una delle prime, diciamo così, uno dei primi test di questa mia, non è solo mia, di chiunque abbia un po' di ancora qualche neurone che naviga nella scatola cranica, ricordo per esempio nel 2003, no? Nel 2003 io vedevo i titoli nelle settimane precedenti l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, io vedevo i titoli di giornali, i servizi sui telegiornali, vedevo Tareq Aziz in visita dal Papa, e tutti lasciavano intendere, no, che come se ci fosse ancora qualcosa da decidere, non è, cioè come se ci fosse qualcosa da decidere, ci sarà o non ci sarà questa guerra? E io lo sapevo benissimo come sarebbe andata a finire, si sapeva benissimo, non c'era nessuna decisione da prendere, era già tutto chiaro per chi ha una certa chiarezza di visione o comunque una capacità di mettere insieme i pezzi e di costruire un, diciamo così, un quadro coerente. Io lo sapevo benissimo che erano tutte super cazzole da dare in pasto all'opinione pubblica. Ah, ci sarà la guerra, bisogna scongiurare la guerra. Ma qua cosa bisogna scongiurare? Questa guerra è già stata decisa e ci sarà nel giro di qualche settimana. Quindi, insomma, vabbè, che ti posso dire? Era un piccolo sfogo personale. Secondo te, si sta, non so se anche tu l'hai sentita questa voce che sta girando, di un sorta di allentamento previsto da fine aprile in poi, cioè che stanno anche già cominciando a modificare la narrativa pubblica e mediatica per preparare a un improvviso allentamento delle restrizioni o comunque sia a un nuovo cambio di paradigma, cosa che mi sorprenderebbe, perché io invece temevo e pensavo che questa cosa fosse, sarebbe stata portata avanti per molto tempo, ma appunto più persone mi hanno detto: ma l'hai sentita questa cosa del... che potrebbero dichiarare finito tutto all'improvviso a fine aprile, insomma maggio, per ora. Poi magari, come dice Palù, presidente dell'AIFA, ci sarà una pandemia dietro l'altra e quindi sarà solo una pausa. Ma la ritieni possibile che a un certo punto dichiareranno tutto concluso? Ma ti dirò, è quello di cui abbiamo parlato all'ultima puntata dell'Orizzonte, nell'Orizzonte, esatto, degli eventi, proprio, ne abbiamo parlato proprio lì. Diciamo che mentre registravamo la puntata la ritenevo una cosa plausibile. Certo, poi arrivano voci che poi non so quanto siano, però si levano da più parti queste voci secondo cui il governo avrebbe messo in piedi un pool di giuristi per analizzare la Costituzione, vogliono cambiare l'articolo 32, mi sembra, della Costituzione. Quello che praticamente in modo da poter obbligare, da poter rendere obbligatoria la vaccinazione a tutti, insomma, cioè non c'è più, uno non si può, non si potrebbe più, stando a quello che queste voci che girano, non si potrebbe più appellare a questo articolo della Costituzione, e quindi questo è quello che si mormora, si dice. Non lo so, mi piacerebbe pensare che appunto non è così, però non posso fare a meno di notare che, insomma, per esempio noi eravamo in zona bianca, adesso hanno ricominciato a rompere le scatole,
Quindi boh, i segnali sono molto contraddittori. Mi piacerebbe pensare che non è così, cioè che effettivamente da aprile è tutto finito, o comunque potrebbe finire, ma purtroppo ci sono dei segnali contrastanti a questo riguardo. E d'altra parte, non ti so rispondere. Non ti so rispondere nel senso che è difficile rispondere a questa domanda. Perché allora, guardiamo un po', per esempio, ieri vedevo, ok, ad aprile è finito tutto, però poi, notizia contrastante, vedo che la Merkel, mi pare che sia stata la Merkel, che ha detto adesso lockdown fino al 15 aprile, con addirittura coprifuoco notturno. Non so se l'ho visto da qualche parte, però credo che sia una notizia abbastanza attendibile. Quindi, alla luce di proclami di questo tipo, come posso rispondere a questa tua domanda? Non lo so. Magari poi dal 15 aprile, niente, liberi tutti. Mi sembra un po' strano che si passi da una situazione al suo esatto opposto. Cioè, fino al 15 aprile lockdown duro, coprifuoco, e poi dal 15 aprile in avanti, o comunque da aprile in avanti, non so in che data, improvvisamente non avevamo scherzato. Io per primo sarei felicissimo se fosse così. Stavo appunto cercando mentre parlavo, ecco, leggevo qua il titolo, dunque qual è la testata, libero, basta il titolo: vaccino, metà italiani non vuole più il siero, indiscrezioni, Mario Draghi considera di introdurre l'obbligo. E vabbè, poi qua cita dei sondaggi secondo cui intorno alla metà degli italiani non vuole più il vaccino. Ma mi stupisco che sia soltanto la metà, ma neanche tanto a questo punto. Hanno fatto un bel lavoro nel lavare e risciacquare il cervello a milioni di italiani che, cioè, tu lo sai che io non guardo la TV, cerco di prendere le informazioni, no, del mainstream, da fonti che non mi, se no che non mi facciano incazzare ogni due minuti, quindi televideo, cosette, cerco di prendere, di ricavare le informazioni date dal mainstream in forma omeopatica o comunque in forma lì. Però, cioè, ieri ero in macchina, no, l'altro ieri ero in macchina e ho avuto la malsana idea di accendere un attimo la radio, giusto per sentire un po' di musica. Cacchio, sono incappato su, non mi ricordo che stazione era, comunque una stazione tra virgolette mainstream. Dio bono, hanno cominciato con una specie di pseudo notiziario, se vogliamo ancora chiamarlo così. Ma per tre minuti sono andati avanti tra morti e qua e là, cioè una roba, cioè. A un certo punto, dopo due minuti, ho spento e volevo prendere la radio e buttarla fuori dalla macchina. Insomma, non era neanche il caso. Comunque, e questo chiaramente dimostra, cioè, se mai ce ne fosse bisogno, che appunto quei fondi destinati ai media, che cos'erano 60 milioni, più di 60 milioni di euro destinati ai vari media, giornali, eccetera, a condizione che si adoperassero a divulgare anche i desiderata informativi del governo. Cioè, capri, se accendi qualcosa e becchi un notiziario, è la fine, è veramente la fine. Comunque, vediamo un po', perché non sono riuscito a mettere in ordine tutte le informazioni che avevo messo in fila per questa chiacchierata, ma comunque avrai senz'altro visto e sentito delle imponenti manifestazioni che ci sono state, in particolare quelle di Londra sono state particolarmente numerose, ma anche in Germania, Berlino, Kessel, forse Francoforte anche. Ma in Italia è successo qualcosa? C'è stata qualcosa? Qualcosetta forse c'è stata? Doveva esserci, era programmata. Torino, Bologna, ho visto. Ma la partecipazione quant'è stata? No, non come quella di Londra, ovviamente. Gruppetti. No. Io non lo so. Vabbè, mi rendo conto che il momento è difficile, però veramente in confronto ad altri paesi ci stiamo veramente dimostrando
un popolo, ecco, mettiamola così, anche se comunque non mancano anche da noi, e il fatto stesso che siamo qui a parlarne, non mancano anche da noi quelli che in qualche modo cercano di fare qualcosa contro questa situazione. Ma comunque, quella di Londra, la rivolta di Londra contro il lockdown, smettetela di distruggere le vite dei nostri figli, scontri e arresti. E appunto, smettetela di distruggere le vite dei nostri figli. E anche in Italia abbiamo dei figli, anche se poi leggevo, adesso devo andarmela a ritrovare, leggevo che l'avevo trovato su un sito americano, questa cosa, che riprendeva fonti giornalistiche europee, insomma, c'è stato, è qui che si dimostra che c'è stato veramente un bel lavoro. Cioè, il lavoro, comunque i loro risultati almeno in parte li hanno già ottenuti, perché da, dunque, credo che la ricerca abbia avuto inizio da dicembre, insomma, comunque c'è stato negli ultimi mesi, si è registrato in base a questa ricerca un calo di natalità in Italia intorno al 21%, mica male, cioè, nel senso che con questa situazione le coppie che pensavano di avere figli, leggevo proprio prima nell'ambito di questo articolo, c'era anche un'intervista a una donna italiana che diceva: sì, io all'inizio ho posticipato il matrimonio, aveva già posticipato due volte il matrimonio, questa ancora non si è sposata a causa, vabbè, dei motivi che sappiamo, e comunque diceva: beh, comunque io figli adesso penso proprio che non ne voglio proprio avere. Quindi se questo è soltanto un campione, provate a immaginare, insomma, 21% di natalità in meno, siccome già prima l'Italia era famosa per un preponderante tasso di natalità, no? Come sappiamo, Capperi, quelle proiezioni che indicano una popolazione italiana, adesso non mi ricordo, entro un certo lasso di tempo, intorno ai entro il 2050 c'è una posizione che dice 26 milioni saranno in Italia, ci credo, e magari tutti vecchi o anziani, non lo so, mi intristiscono un po' queste cose. Ad ogni modo, vediamo un po'. Ecco, vabbè, adesso vado un po' a canguro un po' di qua, un po' di là, perché non ho, a causa dei problemi tecnici di cui sappiamo noi due, non ho fatto in tempo a ordinare le pagine secondo una sequenza, quindi certo, questa è la notizia che mi aveva piuttosto colpito, soprattutto perché questa notizia crea un mostruoso precedente, come appunto è proprio così recita il titolo di Database Italia, cioè in Canada perde patria potestà per negazionismo Covid, cioè, capito? Chi è la protagonista? Ed è un uomo. Il giudice ritiene che la convinzione dell'uomo che il Covid sia un inganno sia un fattore determinante per determinare la sua dignità come padre. Insomma, hanno tolto la patria potestà a questa persona, e come giustamente è vero, questo è un mostruoso precedente giurisprudenziale, questo. Speriamo che sia, non so cosa dire, speriamo che, perché il Canada è messo veramente male, cioè noi in Italia ci lamentiamo, ma anche in Canada, che riesce quasi difficile pensarlo, ma questo Trudeau, come si chiama il primo ministro, mamma mia, non so se è il primo ministro o il, vabbè, insomma, quello che regge le sorti di quel paese, sta facendo di quei casini da un po' di mesi a comunque ha gravi implicazioni per i diritti di tris e celebrità per tutti, stiamo entrando, sì, vabbè, insomma, vediamo, però è un, diciamo, devo segnalare questa notizia che dal mio punto di vista è piuttosto inquietante, per non dire peggio. Comunque, appunto, poi c'è questa pagina, proteste contro il lockdown in tutta Europa, quello di cui parlavamo prima, e insomma dappertutto, insomma, ci sono state queste manifestazioni, Varsavia, in Polonia, appunto,
in Finlandia, ah, pensa, perfino in Finlandia dove dovrebbero baciarsi i gomiti in Finlandia se in confronto a quello che stiamo patendo noi tuttora. Però anche a Helsinki hanno sfidato il freddo per scendere in piazza contro le misure anti-Covid, che non so nemmeno quali siano, visto che la Finlandia, cioè, non so nemmeno se si possa parlare di misure anti-Covid, o forse era un segno di solidarietà per i paesi come il nostro che stanno subendo vabbè, qui c'ho un'altra pagina, questo è un argomento che sicuramente tratteremo nella prossima puntata dell'Orizzonte degli Eventi. Lo cito, quel paper del 2013, un dossier del 2013 della Rockefeller Foundation, che io tra l'altro avevo letto ancora un anno e mezzo fa, la versione, ero scaricato il PDF di questo documento ed era agghiacciante, ma è ancora più agghiacciante vedere come i loro, diciamo così, i loro scenari, quelli che loro in questo documento venivano rappresentati degli scenari possibili, ma guarda un po', degli scenari che a leggerli sono, cioè, hanno rappresentato degli scenari che sono esattamente quello che abbiamo visto succedere nell'ultimo anno, ormai possiamo dire. E questo è del 2013, quindi pensate da quant'è che questi psicopatici delinquenti criminali lavorano per implementare questi loro... Vabbè, niente, ve lo anticipo, adesso non sto neanche a parlarne, perché tanto è un argomento che affronteremo almeno in parte giovedì sera alle 21.30. Tra l'altro l'ultima nostra puntata ha avuto un ottimo riscontro, direi, non so se hai visto i numeri, direi che possiamo, sì. Sono piuttosto orgoglione. Certo. Ormai è diventato per molti, lo scrivono, un appuntamento irrinunciabile. Addirittura, no, la cosa naturalmente, a parte gli scherzi, mi fa molto ma molto piacere, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, a quanto pare insomma in molti ci riconoscono. Ah, eccolo qua, stavo andando a memoria prima quando citavo quel calo della natalità in Italia, appunto 21%, il 13% in Francia, giusto per aggiungere un ulteriore elemento. Allora, invece per passare, poi sono finito, ragazzi, non so, devo ancora capire chi l'ha prodotto questo cartone animato allucinante. Comunque, ragazzi, vedevo qui questo cartone animato dedicato ai bambini, in cui c'è una specie di leoncino che c'è, immaginate un cartone animato alla Disney, il classico. Poi devo andare a verificare, perché non ho avuto tempo, ma devo andare a verificare chi ha prodotto questo allucinante cartone animato per bambini, che per stimolare i bambini a vaccinarsi, no? Ne ho visto qualche minuto poco prima del nostro collegamento. È una cosa, non ho neanche un termine adeguato per definirlo, scandaloso, no, è molto di più. Cioè, perfino i nostri bambini, i bambini più piccoli guarderanno questo cartone animato e poi vorranno correre a vaccinarsi. Ma è veramente una cosa senza, non lo so. Vabbè, qua c'ho la pagina di Nens da cui avevo, possiamo anche chiuderla. Questa è una cosetta che mi riservo per giovedì sera, penso che la farò vedere e sentire in anteprima prima della puntata, credo. Adesso mi consulterò anche con i miei due pals. Ecco, questa era piuttosto divertente. Penso che l'avrete, è diventata virale il video di Bidet che sale le scalette dell'Air Force One, no? Avete visto, no? Che scivola per 2 o 3 volte, non lo so, una roba. Non so se poi qualcuno ha avuto modo di andarsi a sentire le spiegazioni, perché a un certo punto sono andati a
chiederlo al portavoce, all'addetto stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, non so nemmeno come si pronuncia Psaki, comunque questa donna, che insomma, è incredibile. Cioè, prima ha detto, ah, sì, è caduto perché c'è, per delle improvvise folate di vento. Poi naturalmente i più scalti sono andati a verificare. In quel momento, in quel posto, non c'era vento, non c'era neanche breve, non c'era niente. Quindi la prima spiegazione è stata, ah, lui è caduto tre volte a causa di forti folate di vento che non esistevano. Poi ha cambiato versione, ha detto, no, in effetti non è stato il vento, è colpa, pensate bene, è una cosa incredibile, è colpa degli scalini è colpa degli scalini della, sì, insomma, della scaletta che porta all'aereo, è colpa degli scalini, cioè gli scalini sono fatti male, allora lui è inciampato, e quindi bisognerà fare una nuova scaletta per l'Air Force One, presumo. Vabbè, comunque questo è il livello, ragazzi, è colpa degli scalini se bidet è inciampato in quel modo. Altra notizia interessante, avevo sentito nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, che si stava preparando un documentario proposto dalla HBO statunitense, un documentario su Q, chiamato The Q Into the Storm, cioè Q nella tempesta. E io all'inizio ero un po', sentendo che sapevo che era in programma la produzione e poi la messa in onda di questo documentario, che è un documentario in, sono episodi da un'ora, sei credo che siano gli episodi, sei episodi, adesso ve lo do per certo, comunque è stato mandato in onda appunto dalla HBO. È una miniserie in sei episodi destinata appunto alla questione di Q e i QAnon. E francamente, ho detto, vedremo, chissà cosa si inventeranno. Invece, a quanto pare, questa miniserie è stata fatta bene. È stata fatta talmente bene. Adesso vi dico anche chi è il, perché tra l'altro è un one man band, sto cercando, datemi un secondo che cerco di ritrovare, Cullen Hoback è il, diciamo, il narratore, il regista, ha girato le scene e ha fatto proprio lo script di questa miniserie e insomma, francamente a questo punto sarei proprio curioso di vederla, perché è stata accolta dai mainstream media, cioè proprio mamma mia, come hanno reagito, ma come avete osato dare voce a questi complottisti. Ho letto un po' di recensioni a questa miniserie e molti grandi media proprio si sono scagliati. La NBC, per esempio, un articolo della NBC, HBO's QAnon documentary, Q Into the Storm, search for its original but misses its meaning. Cioè, vabbè, insomma, titoli fuorvianti, commenti ancora più fuorvianti, insomma, è stato accolto molto male, e questo mi dà la misura del fatto che forse merita di essere vista questa miniserie. Staremo a vedere. Comunque, Jim Ron Watkins, insomma, stavo guardando qui mentre parlo con voi, stavo leggendo dalla pagina in inglese, quindi sto cercando di capire, vedo comunque che ci sono dei commenti veramente velenosi nei confronti, come avete osato dare spazio, sì, perché poi la HBO non è proprio un canale, non è proprio, per dire, Telecanicati, ecco, è un canale importante del panorama televisivo statunitense, e quindi vabbè, staremo a vedere. A questo punto voglio vedere se magari è possibile anche scaricarsi questa miniserie o vederla da qualche parte, perché sarei veramente molto curioso. Vabbè, chiudiamo qua. Parlavo di questa notizia, passiamo ad altro. Avevo notato, tornando invece all'argomento di prima,
A parte un interessante articolo di come Vernon Coleman, credo che sia, adesso cercherò anche di riproporlo sulla mia pagina Facebook, voglio solo verificare se Coleman o no, Joseph Mercola, che abbiamo già sentito e letto nei mesi precedenti, è intervenuto varie volte con la sua, insomma, con la, diciamo, con argomenti tutt'altro che il dottor Mercola, insomma, che naturalmente i mainstream hanno ricoperto di letami in ogni modo possibile e immaginabile. Comunque c'è questo interessante articolo: campagna vaccinale, una potenziale calamità per la salute pubblica. E in questo interessante articolo, molto ben documentato, in cui lui proprio dice: campagna vaccinale, una potenziale calamità per la salute pubblica, cioè spiega, non stiamo parlando qua, non sto parlando calamità della salute pubblica a causa di terza, quarta o quinta ondata, sta proprio parlando dei problemi legati alla campagna vaccinale. Afferma: non ho dubbi che le morti causate dai vaccini Covid-19 finiranno per superare di gran lunga il numero di morti effettive per Covid-19. Sì, vabbè, e anche lì ci sarebbe da discutere. Poi afferma: la più grande tragedia qui è che mentre il Covid-19 uccide individui anziani con una salute già compromessa, che sono a pochi anni dalla loro morte naturale, i vaccini stanno uccidendo i giovani e in buona salute, che in genere hanno molti più decenni da vivere, eccetera, eccetera, eccetera. Eventualmente vi rimando alla lettura completa dell'articolo. E in effetti a notare l'età delle persone che stanno, continuano a morire in questi giorni, e di cui naturalmente poi ormai ho perso anche il conto di quanti ne sono morti. Comunque stiamo parlando di persone, addirittura una 27enne deve essere morta ieri o l'altro ieri, e com'è che hanno commentato i giornali o comunque i media mainstream? Dopo il vaccino questa è morta, 27 anni mi pare, shock anafilattico. Hai capito? Fabio, shock anafilattico, bisogna stare attenti agli shock anafilattici. Comunque, le morti aumentano di settimana in settimana, e in effetti anche questo è confermato. Qua poi ci sono delle tabelle, i dati VAERS, che VAERS è praticamente un ente statunitense che si occupa di registrare le reazioni avverse ai medicinali in genere, in questo caso ai vaccini. E comunque lui fa dei confronti interessanti tra Covid-19 e tassi di mortalità dei vaccini, soprattutto fa dei confronti tra, perché uno dice, uno potrebbe dire, vabbè, ma si sa che i vaccini, anche quelli anti-influenzali ogni tanto, no? Sì, solo che se uno va a vedere i raffronti tra le reazioni avverse e i decessi registrati con i vaccini anti-influenzali e questi vaccini, si vede che questi sono di gran lunga molto più pericolosi, insomma, già quelli anti-influenzali, figurati, non mi fa, cioè voglio dire, insomma, non occorre che vi dica come la penso sui vaccini in genere e sui vaccini anti-influenzali, ma questi comunque poi, anche facendo un confronto proprio statistico, si vede che chiaramente che questi vari vaccini anti-Covid, di qualunque brand siano, sono molto, addirittura molto più pericolosi, ma molto. Comunque qua andatevi a cercare questo articolo, anzi vi dico subito, lo potete trovare su Database Italia. Il titolo è, lo ripeto per chi volesse andarselo a leggere, comunque lo posterò sulla mia pagina Facebook: campagna vaccinale, una potenziale calamità per la salute pubblica. E voglio vedere i veri negazionisti cosa potrebbero dire di fronte a un articolo così ben documentato, insomma, perché riporta appunto tabelle, riporta dati ufficiali, quindi voglio proprio vedere chi eventualmente potrebbe avere qualcosa da ridire su questo articolo. Invece stavo cercando, ecco,
eccolo qua, stavo cercando questa pagina, questa è la pagina che stavo cercando, perché è tornato in campo ormai uno dei nostri campioni preferiti, Monsignor Carlo Maria Viganò. Non so se hai sentito la sua ultima un'intervista rilasciata al Deutsche Wirtschaftsnachrichten, scusate ma io il tedesco non lo mastico, Wirtschaftsnachrichten, che non so cosa, comunque insomma è il nostro, uno dei nostri campioni qua, ha rilasciato una intervista e il titolo, allora l'articolo che riporta questa intervista, tra l'altro il Friuli Venezia Giulia è la testata online che ha riportato questa cosa, quindi vedi, comunque ciò a cui assistiamo dovrebbe suscitare sdegno universale. Accidenti. Vabbè, ve ne leggo, mi sembra che valga la pena leggerne qualche riga. La mia, questo è Viganò che parla, l'arcivescovo Viganò, che risponde alla domanda: eccellenza, come vive personalmente la crisi del virus corona? E lui risponde: la mia età, il mio stato di arcivescovo e la mia abitudine a una vita ritirata non sono forse rappresentativi di ciò che deve subire la maggioranza delle persone. Non di meno, io stesso mi trovo da un anno impossibilitato a spostarmi, a visitare persone che hanno bisogno di una parola di conforto. In presenza di una vera pandemia non avrei avuto problemi ad accettare di buon grado le decisioni dell'autorità civile e di perché vi sia una pandemia occorre anzitutto che e di quella ecclesiastica, perché avrei riconosciuto in esse la volontà di proteggere le persone dal contagio. Ma perché vi sia una pandemia occorre anzitutto che il virus sia isolato, che esso sia grave e che non sia possibile curarlo tempestivamente, che le vittime del virus rappresentino una larga fascia della popolazione. E attenzione cosa dice qua: sappiamo invece che il SARS-CoV-2 non è mai stato isolato ma solo sequenziato. Accidenti, è ben informato questo arcivescovo, che avrebbe potuto essere curato per tempo ricorrendo alle terapie disponibili e che invece l'OMS e le sanità locali hanno boicottato imponendo protocolli assurdi e vaccini sperimentali, che il numero dei decessi del 2020 è assolutamente in linea con la media degli anni precedenti. Questi sono dati ormai ammessi dalla comunità scientifica nel silenzio omertoso dei media. Ciò a cui abbiamo assistito è un piano che non ha alcunché di scientifico e che dovrebbe suscitare lo sdegno universale. Accidenti. Sappiamo per ammissione delle persone coinvolte che questa pseudo pandemia, accidenti, cioè, non le manda a dire il Viganò, che questa pseudo pandemia è stata, ma deve essere un terapiatista anche lui, a questo punto devo pensare che anche lui creda nella terapiata, no? Che dici Fabio? Comunque, che questa pseudo pandemia è stata pianificata da anni, anzitutto depotenziando i sistemi sanitari nazionali e limitando i piani pandemici. Sappiamo che è stato seguito un copione ben preciso, concepito per dare una risposta univoca in tutti gli stati e per omologare a livello globale la diagnosi, le ospedalizzazioni, le terapie e soprattutto le misure di contenimento e l'informazione ai cittadini. Vi è una regia che continua a gestire il Covid-19 con l'unico scopo di imporre forzatamente limitazioni delle libertà naturali, dei diritti costituzionali, della libera impresa e del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Vi rimando alla lettura dell'intervista intera perché ne vale la pena. Altre cosette che mi ero messo da parte, vabbè, questa mi interessa relativamente, ma Kill Gates, che scriva le sue domande durante, deve esserci stata una specie di, c'è stata un'intervista su Reddit e si è confrontato, insomma praticamente ha rifiutato di rispondere nonostante questa domanda gli sia stata rivolta da un gran numero, ha risposto a una marea di domande di tutti i tipi. Però a questa domanda, quando qualcuno, e sono stati ben più di uno, gli hanno chiesto conto dei suoi incontri con il Jeffrey Epstein, sapete benissimo chi è, lui si è guardato bene dal rispondere. Questa domanda, siccome il pubblico, o comunque quelli che assistevano,
potevano interagire, mandare domande a cui gli rispondeva, gli sono state mandate numerose volte, gli è stata mandata numerose volte da numerosi utenti la domanda, gli chiedevano conto, ascolta, ma con Jeffrey com'è questa storia? E tra l'altro appunto lui ha anche insomma c'è anche un giro di soldi legati a questo rapporto piuttosto strano tra Gates ed Epstein, anche perché poi lui risulta essersi incontrato con Epstein anche dopo che Epstein era stato inquisito, quindi questo è quello che molti gli chiedevano, diciamo, scusa, lui era già stato inquisito, c'era un'indagine in corso e tu hai continuato a incontrarlo, cioè l'hai incontrato almeno un'altra volta. Quindi, vabbè, invece un'altra notizia che avevo messo, un'altra cosiddetta interessante, che mentre nel frattempo, sapete che in questi tempi va molto di moda anche sui social, mettere nel frattempo qui, nel frattempo, mentre noi stiamo qui a dibattere su Covid, lockdowns, eccetera, eccetera, gli scienziati della IBM stanno ulteriormente migliorando e sviluppando nuove forme di intelligenza artificiale. In particolare adesso stanno sviluppando un nuovo bot, una nuova intelligenza artificiale che, basandosi su qualcosa come, aspetta un po' che devo ritrovare, su 400 milioni o qualcosa del genere, insomma, praticamente stanno sviluppando una intelligenza artificiale progettata per dialogare con gli umani, ma in qualche modo, se capisco bene quello che lascia intendere, sì, cioè averla sempre vinta, cioè se tu ti metti a discutere con questa intelligenza artificiale su qualunque argomento non c'è scampo, te la mette in quel posto, perché lui, praticamente questa intelligenza artificiale, ha la possibilità di fare, diciamo così, di accedere immediatamente a qualcosa come 400 milioni di articoli su un determinato argomento. Quindi in ogni caso, se ti metti a discutere con questa intelligenza artificiale, questa ti mette KO, o comunque questo è lo scopo più o meno dichiarato di questo project debater, così si chiama, questo project debater che stanno sviluppando o hanno sviluppato alla IBM. Questo è, credo che sia, faccia riferimento anche a un articolo pubblicato da Nature. Ad ogni modo, insomma, da quello che capisco, è questo nuovo sviluppo dell'intelligenza artificiale cioè è perfettamente integrato e inserito nel contesto del transumanesimo, comunque del futuro che la elite ci sta pianificando per noi. Quindi mi sembrava una notizia quantomeno interessante. Poi vedo qui che la nuova amministrazione Biden sta facendo di tutto per introdurre i passaporti vaccinali. Insomma, succede in America quello che stanno cercando di fare anche qua nell'Unione Europea, no? I passaporti vaccinali. Non occorre che ve lo dica, lo sapete già perché ne abbiamo già parlato. Comunque questo articolo cita appunto questo tentativo. Tra l'altro va detto che però, ecco, qui devo andarmi a... Ah, aspetta, apro una piccola parentesi, perché quello che cerco è su una pagina, ma prima c'era questo, era un, credo che sia un, uno scambio su un profilo Facebook, suppongo, del dottor Matteo Bassetti, che c'è un utente che chiede, leggo proprio, apro questa piccola parentesi così poi vado invece
a trovare quell'ultima notizia che vi volevo, notizia, una annotazione interessante. Comunque, dottor Bassetti, so che non ha tempo per rispondere a tutti, però ci provo. Mio figlio lavora in ospedale, gli hanno fatto il vaccino Pfizer a fine gennaio, poi il richiamo a febbraio. Oggi ha fatto il sierologico e, ahimè, ha scoperto di non avere anticorpi. Come mai? La ringrazio tantissimo, se mi risponderà, la stimo tantissimo. Bene. Cioè, io adesso la risposta di Matteo Bassetti, la risposta a questa utente che non cito, ha altri anticorpi non misurabili con sierologico. Cioè, adesso io non sono, non ho competenze scientifiche di alcun tipo, ma che razza di risposta è? Ha altri anticorpi non misurabili con sierologico. E come li misuri allora questi altri anticorpi? Cioè, come fa a rispondere a altri anticorpi non misurabili con sierologico? Punto. Io la trovo, infatti, cioè, il commento a questa, a questo scambio è: divertente seguire le teorie fantascientifiche di Matteo Pfizer Bassetti, e non posso che essere d'accordo. Ma andiamo invece a, perché stavo citando prima la questione del passaporto vaccinale negli Stati Uniti, qua c'è un commento piuttosto interessante con cui direi che andiamo verso la conclusione del mio intervento di stasera, che appunto cita i paesi in cui praticamente i paesi che hanno applicato solo in parte, in minima parte, le varie lockdown, misure di distanziamento, insomma tutto quello che abbiamo visto succedere qua da noi, no? Qua c'è un lungo elenco, l'elenco tra cui, naturalmente, questo mi interessava, tra cui al numero 23 compare, è un elenco, comunque, ormai il 40% degli stati americani, ed è vero, il 40% degli stati americani, tra cui cita il Texas o la Florida, con nessuna campagna vaccinale. È vero, cioè, laddove l'amministrazione Biden sta cercando di, naturalmente, qui dietro c'è il dottor Fauci, dietro questa storia, questo l'implementazione del passaporto vaccinale chiaramente parte da Fauci, anzi chiaramente è così, però questo è un bel segnale. Molti stati, soprattutto quelli a guida repubblicana, in particolare appunto la Florida, vi ricordate che in un appuntamento precedente vi avevo raccontato del confronto telefonico tra Biden e il governatore della Florida, che a un certo punto gli ha detto che poteva andare a farsi fottere. Comunque, Florida, il Texas sappiamo che ha da qualche giorno ha completamente l'emergenza è finita, via le mascherine, non c'è più nessun obbligo di mascherina, tantomeno di vaccinazioni, tutto aperto. Cioè, il Texas ha tra l'altro, ne abbiamo già parlato, il Texas è quello stato che, guarda caso, durante le ultime fasi della questione dell'elezione presidenziale, è stato in testa, è stato il primo, insieme ad altri 17-18 stati, nel contestare le modalità attraverso cui erano state effettuate in alcuni stati le elezioni, contravvenendo appunto alle disposizioni costituzionali. Ma, e poi ricorderete che ho citato questa cosa perché il Texas quando i giochi si sono conclusi, o apparentemente si sono conclusi, ha fatto esperienza di tempeste di neve, di un freddo polare, che hanno veramente messo in ginocchio quello stato. Comunque, vabbè, in ogni caso è interessante l'elenco che qualcuno ha stilato in ordine sparso,
questo elenco sui paesi o che in qualche modo non si sono, si sono attenuti solo parzialmente o addirittura per nulla a tutte le disposizioni, a tutte le, a tutta la, la, diciamo così, alla follia che abbiamo visto e che continuiamo a vedere succedere nel nostro paese. E qui cita tutto il continente africano: Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Bielorussia, Russia, Ungheria, Svizzera, Brasile, Venezuela, Cile, Slovacchia, Lettonia, Portogallo, Bulgaria, Slovenia, Tonga, 170 isole del Sud Pacifico, sì, Turkmenistan, Corea del Nord, Cina, Giappone, citavo appunto il 40% degli stati americani un attimo fa, Perù, Croazia, Serbia, Albania, Moldavia, Islanda, Tagikistan, Thailandia, Pakistan, Afghanistan, Kazakistan, Uzbekistan, Mongolia, Yemen, Arabia Saudita, Oman, Iran, Siria, Australia. Beh, l'Australia, sull'Australia avrei qualche ecco, probabilmente questo elenco non è, perché non, non... vabbè, insomma, comunque l'Australia, sull'Australia avrei qualche dubbio. Poi comunque cita le Filippine, l'Indonesia, la Malesia, l'intera India, e anche sull'intera India comunque qualcosa è successo anche lì, anche se comunque mai niente a livello lontanamente comparabile a quello che è successo qua in Europa e soprattutto qua in Italia. Bolivia, Colombia, Nepal, Birmania, Lituania, Lettonia, Estonia. Poi cita la Repubblica di San Marino, che secondo, questa, secondo questo ha dichiarato la fine dello stato di emergenza il 26 ottobre 2020. Non so se è vero, andrei a verificarla questa, ma penso che possa essere vero, sì. E niente, poi invece ci sono le campane che stanno. Cosa? Per, ci sono le campane che le suona direttamente Barbara Marchand. Ah, lei in persona, va bene. Sì. Allora mi inchino alle campane, anche perché comunque avevo finito. Meno male, non abbiamo interrotto niente. Meno sì, male. Sì, sì. Ah, non vedevi l'ora che no, meno male nel senso che non abbiamo interrotto niente. No, 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 le altre cose me? Che avevo. Sì, sì, che parte qui che è successo. È partita una cosa che non doveva partire, benissimo. Eh sì, però volevamo anche visto che sono varie settimane che non riusciamo a sentirle queste benedette campane e oggi le sentiamo, perché ti porto. Meno male. Di dove sono? Di Legnano. Legnano. Legnano, ma parte sì, in realtà ancora non l'abbiamo sentite perché qui è un'invasione di cose che non c'entrano. Vediamo se adesso ce la facciamo a sentirle queste benedette campane. No, qui siamo dai, passati tante settimane. Ragazzi, io voglio le campane. Qui continua a partire altre cose, sentite in sottofondo, sono voci da altre dimensioni. Vediamo se arrivano. Arriveranno. Eccole, 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 eccole. Oh! Senti qua, senti qua. Belle, molto imponente. Senti qua, bellissime. Allora, belle. Grazie a Tom, ci sentiamo, ci vedremo l'orizzonte degli eventi giovedì 21:30 sul canale YouTube sì, Border sì. Nights e sulla pagina Facebook, e ci risentiamo martedì qua in radio. Ciao Tom. Lunga vita e prosperità.